Eccomi qua, di nuovo con una parrucca. Se avete visto i miei ultimi video, avrete visto che mi sono messa a sistemare le parrucche che ho e già ne ho fatto una e il video lo trovate alla fine di questo. E stasera, come ben potete immaginare, sistemiamo quest'altra che, a differenza dell'altra, ha una lunghezza molto più normale ed è molto più mossa. L'altra era praticamente liscia. Questa ha però lo stesso problema della frangia molto lunga, però ha questo taglio che a me piace molto perché è più corto sopra e più lungo sotto. Insomma, questo taglio di capelli a me piace veramente tantissimo, però va sistemata, quindi devo tagliare anche qui la frangia e dargli una sistemata sotto. Vediamo un po' cosa mi viene in mente, che non è che proprio ci abbia pensato tantissimo, però io direi che per prima cosa non c'è proprio, sembro, avete presente quei cani completamente pieni di pelo che veramente hanno tipo i dreadlocks e non vedono proprio nemmeno dove vanno? Ecco, io stasera mi sento allo stesso modo, praticamente con questa cosa lunga, e quindi niente, dobbiamo tagliare la frangia. Allora, mi piace tantissimo di questa parrucca, è una delle mie preferite, il fatto che abbia anche due colori, cioè mi fa impazzire i capelli così, a me piacerebbero veramente tantissimo. Però per prima cosa tagliamo questa frangia, perché veramente avevo anche pensato che si potrebbe fare una cosa tipo non so bene, ma qualcosa tipo scalato, però non vorrei lanciarmi in cose che praticamente non mi competono, perché non essendo una parrucchiera non credo di essere in grado di fare cose scalate, e quindi mi limiterò semplicemente a spuntare questa frangia benedetta che già mi manda ai matti praticamente. Quindi, memore dell'altra volta, un consiglio che vi posso dare se volete spuntare la frangia di una parrucca è di non andarci giù tanto leggeri, perché tanto non, cioè, datevi di un bel taglio e via, senza pensarci troppo, perché sono state lì mezz'ora come ci sono stata io l'altra volta e non vi si scorcia. Non mi chiedete perché, ma è così, guardate il video e vedrete le mie pene. Allora, questi qua, i capelli, questi laterali, ovviamente li lascio un pochino anche più corti così, e spuntiamo la frangia. Allora, io direi che questo tanto così ci sta, e quindi via. Che tanto già lo so che dovrò rispuntare, perché tanto sarà lunga. Io comunque ho in mente un'acconciatura da fare con questa parrucca. Vediamo se viene come penso. Che vi ho detto? È ancora lunga, come se non l'avessi tagliata praticamente. È così, le frange delle parrucche sono così. Più le tagliate, più sono lunghe. I misteri della vita. No, ma io taglio anche questi, perché tanto già lo so che mi daranno fastidio. Però dai, stasera sta andando molto meglio dell'altra volta, perché già sto a buon punto. Perché il problema è che non è come tagliare i capelli normali, sono molto più duri. Anche qui, vedete, è come se non l'avessi tagliata, è uguale a prima, eppure io l'ho tagliata. Ok, proseguiamo e non ci lasciamo scoraggiare. Allora, dammogli un taglio proprio netto, tipo così. Ecco, già così. Niente, bisogna fare a mano. Io l'ho detto, non bisogna essere troppo delicati con le parrucche, bisogna essere cattivi
lavorarci giù pesante. Allora, mi sono arrivate ieri, se avete visto il video che ho fatto ieri, mi sembra, sì, sui miei acquisti da Artisa, e anche quello tanto lo trovate alla fine di questo, avete visto che a un certo punto, a metà video, è comparso un pacco di DHL, perché ovviamente io stavo registrando il video e ha suonato il corriere. Cioè, sapevo che sarebbe passato, però ovviamente proprio in quel momento, vabbè. E mi ha portato la robina di Artisa, ma non solo, mi ha portato anche due nuove parrucche. Però, cioè, è incredibile, non le ho ancora nemmeno spacchettate. Allora, in realtà sarebbero dovute essere quattro, ma mi hanno scritto che due non c'erano più in magazzino, e quindi niente, io avevo chiesto la sostituzione con altre due, ma la mia richiesta non è stata ascoltata, quindi me ne hanno spedite solo due. Oggi ho anche scritto, perché poi comunque nella mail mi dicevano che mi avrebbero rimborsato i soldi, ma io da oggi non ho ancora visto nulla, quindi oggi ho scritto per sapere anche dei miei soldi. Allora, io direi che però così quasi quasi io la lascio, giusto la spunto un pochino, queste cosine un pochino più lunghe le spuntiamo, però io così la lascio lunga così, sì, mi piace tanto. E quindi niente, ci sono quindi ben altre due parrucche da sistemare, e queste, almeno il colore fuori, mi piace tantissimo. Non mi ricordo bene di che lunghezze le abbia prese, ma non vedo l'ora di provare anche quelle, perché a me le parrucche piacciono tantissimo. Una piena di pezzi di capelli, ok. Allora, che dite? Può andare? Ma sì. Allora, guarda, spuntiamo un altro pochino proprio qui le punte, giusto perché vanno a finire negli occhi. E voi direte, perché stasera non hai fatto il video sulle nuove parrucche? Non lo so, perché avevo voglia di sistemare questa verde così. Ok, quindi già almeno ci vedo. Allora, io avevo pensato, ora proviamo insieme, che questa, essendo fatta in questo modo, no? Che sopra è più lunga, cioè è più corta, e sotto è più lunga, secondo me si presta tantissimo per fare i codini, ma ovviamente non i codini da scolara, ma questi codini così, che comunque lasciano appunto i capelli sopra così e sotto ci sono i codini. Però mi devo guardare un attimo. Allora, devo praticamente isolare i capelli questi e dividere questi sotto, giusto? Mi state seguendo? Io spero di sì, nel mio delirio. Io penso che, come l'altra volta, ogni volta che parlo io di capelli, secondo me da qualche parte un parrucchiere si suicida o muore, perché sinceramente non credo che le mie idee abbiano molto senso per un parrucchiere. Comunque, la mia idea è questa, in teoria. Perché c'è questa ciocca? Allora, dovrei aver diviso in questo modo i capelli questi più corti, giusto? Che casino. Ah, aspetta. Sto facendo tutte queste scene senza un senso, perché ho qui tutte le mie belle cose per i capelli, e ho anche delle bellissime mollette molto belle, voi le vedrete. Allora, isoliamo i capelli questi più corti. Ecco, appunto. Sì.
Ok, però fantastico. E isoliamo anche quest'altri. Secondo me comunque la mia idea è carina. Perché praticamente verranno dei codini che non sono tipo appunto quello delle bambine che vanno a scuola, che hanno i capelli esattamente divisi a metà, tutti pari. No, le mie saranno delle codine spettinate, quindi super belle. Sì, ok. Allora, vediamo un po'. Più o meno... Ma sì, più o meno mi sembrano simili. Vediamo dietro. Per niente. Ah sì, lasciamole così. Allora, diamogli una pettinata. Sapete che io comunque già le ho pettinate le mie belle frucche. Ci ho messo l'olietto per capelli, cioè proprio trattate benissimo. Che bella avere la frangia. Comunque non so se nella vita reale avere una frangia è così bello, perché secondo me, essendo che comunque la fai così, no, vicino agli occhi, richiede molta manutenzione secondo me, cioè perché si allunga facilmente e quindi devi stare sempre a spuntarla da sola. Non so quanto possa venire bene. E sinceramente andare sempre dal parrucchiere è un po' una palla. Io starei qui a spazzolarmi i capelli per ore praticamente. Allora, ok, prendiamo gli elastici. Ovviamente io non ho gli elastici verdi, non ho nemmeno gli elastici marroni, cioè, assolutamente no. Ho degli elastici però uguali, rosini. Useremo questi. Tanto poi sopra ci sono i capelli, quelli più corti. Comunque secondo me così è carina. Ma sono brava. Proprio delle super pettinature complicate io faccio proprio... Sì, proprio fantastiche. Però almeno mi vedo un pochino diversa. No, perché c'è questo ciuffo così? Allora, tiriamo più giù anche questo, preciso, leviamo questi obrobri da qui sopra, quindi se noi mettiamo questi dietro così, certo che questi elastici rosa non so proprio diciamo la morte sua. Allora, che dite? Può andare? Ma sì. Secondo me sì, dai. È una cosa un po' diversa da prima. Allora, vediamo un po'. Vabbè. Vediamo com'è dietro. Insomma. No, no, dai. Muovendoli. Sì, sì. Dai, ci siamo. Secondo me è carino. Oddio, c'è questo ciuffo. Facciamo un po' così. Ok. Sì, questa direi che la finisco così. Sì. Magari posso mettere anche uno giù, uno su, no, orrendi. Tutte e due così. Sì. Ok. Questo il video è stato molto più veloce dell'altro. L'altro veramente ho avuto un sacco di difficoltà, ma perché proprio non avevo mai tagliato una parrucca in vita mia e quindi non avevo idea di quanto ci volesse. Che bello. In un attimo i capelli lunghi, belli. Ok, dai, questa è andata. Secondo me così è super super carina. E
Ok, tagliamo un fettino qui. Adesso mi taglio anche un occhio. Guarda, mi taglio un occhio. Ora fate un'altra cosa. Ecco, bene. Che dite? Sì, secondo me è carina. Questa per il momento la tengo così. Ci farò anche qualche foto ovviamente su Instagram. Ora no, perché stasera veramente è tardi. Sono più delle 10. E quindi niente, alla prossima settimana credo, perché fine settimana c'ho da fare. Devo fare le pulizie, la spesa, altre cosine, tipo stirare. Quindi no, niente foto. Rimaniamo la settimana prossima, però carina. Ok, grazie per aver guardato anche questo video senza senso, però come vi dicevo l'altra volta, se non faccio così, alla fine queste parrucche non le sistemo mai, perché se mi ci devo mettere da me non mi ci metto senz'altro. Così invece, parlando un po' come se ci fosse qualcuno vicino a me, mi passa il tempo e mi metto a fare questo lavoro che volevo fare da un po', perché avete visto che quei capelli davanti agli occhi, cioè, sono fastidiosi. Così è un'altra cosa. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!